Grazie Fausto. C'è spazio per la seconda domanda che voleva farti Stefano. No, mi leggo all'approccio, proprio all'approccio della risposta fatta da Elena a cui ha risposto Fausto. Verissimo, giovani e donne che stanno, a me stanno dando tantissima speranza su due questioni molto forti. Quella già citata da Elena che riguarda il cambiamento climatico, la catastrofe climatica incombente, ma soprattutto quella della guerra, che ormai è diventata una cosa quasi normale e accettata. Ora, fra poco ricorre l'anniversario della grande manifestazione di quella che noi chiamammo Liberazione dell'Oceano Pacifico, dove perdemmo, perché poi la guerra continuò, anzi divenne permanente. Io ho l'impressione, sarò troppo ottimista, che questa forma di opposizione alla guerra possa assumere altri caratteri e chissà, risultare magari anche vincente o rompere quei meccanismi che sembrano farla divenire come la crisi permanente, appunto. Tu che ne pensi, Fausto? Naturalmente la tesi che tu addombri è affascinante ed è una speranza. È evidente che allude questa tua speranza al carattere molecolare che possono assumere, fluido e molecolare che possono assumere i conflitti e che possono essere una nuova frontiera. Per questo sono sempre convinto nella necessità dell'immersione, cioè che non si dà nessun discorso sulla sinistra del futuro senza preliminarmente aver operato questa immersione. Io sciopero, tu occupi, lei, lui contesta, noi lottiamo, voi vi ribellate, essi si battono per la pace. Cioè, questa molteplicità. E questa molteplicità è l'acqua in cui dobbiamo sapere nuotare. Però io non voglio sfuggire a un problema. Quella manifestazione che tu hai citato, come più in generale il movimento no global, così chiamato, il movimento altermondista a cui noi abbiamo così intensamente partecipato, ha perso, ma io lo vedo come l'ultima transizione, l'ultimo ponte tra il Novecento, la sconfitta del Novecento e la possibilità di non arrendersi a quella sconfitta. Il movimento altermondista e il movimento per la pace sono stati, un vecchio comunista avrebbe detto, un sussulto, però qualcosa del genere, cioè il rifiuto di darsi vinti, il tentativo di protrarre il ciclo per altre strade. E come dici tu, abbiamo perso. Però lì c'è una lezione. Che senza guadagnare non uso a proposito il termine potenza che piace tanto a molte componenti della sinistra storica italiana, uso il termine forza. Senza declinare il termine forza, la fluidità dei movimenti, preziosissima, il carattere molecolare esistenziale, non possono convivere con questo turpe capitalismo, salvando delle possibilità, ma non possono fermarne il corso, perché per fermarne il corso bisogna costruire la forza. Alla forza del capitalismo vincente deve forse una forza emergente capace di coalizzarsi per poter raggiungere questo obiettivo. Ecco, questo è il punto. Cioè, io sono d'accordo con te, lì c'è la speranza, non c'è dubbio. Lì c'è la speranza e bisogna piegarsi dentro per viverla. Ma contemporaneamente è necessaria la ricerca teorica, perché quel tema della forza va ripensato. Insomma, adesso la dico in termini che non sono paragonabili con la nostra miseria, ma la Comune di Parigi è forse stata la pagina più esaltante della storia del movimento operaio del Novecento, almeno secondo me. Ma il movimento operaio organizzato nasce sulla riflessione di quella straordinaria vicenda e della sua straordinaria sconfitta.
Cioè, perché in quella temperie della fine dell'Ottocento si apre una riflessione di fondo proprio sul tema della forza, che poi verrà risolto, come sappiamo, dalla vittoria del modello tedesco su quello belga e dall'affermazione del partito, del sindacato, delle cooperative, invece che dallo spontaneismo e dalla spontaneità, scusa, e dall'autogestione. Però non la soluzione del problema, ma il problema si ripropone dopo la sconfitta del Novecento e di fronte al riemergere dei movimenti. Il problema è, uno, l'immersione nei movimenti, e due, una ricerca teorico-pratica per affrontare il tema irrisolto della forza. Fausto, come sempre, preziose le tue parole. Grazie. Vengo apposta qui perché siete amici e fate complimenti. Riprendami un po' dal rischio di depressione. No, figurati. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie tante. Della disponibilità. Chiaramente troverete questo video sul nostro sito, quindi, e diffondetelo. Grazie ancora. Grazie. Ciao. A presto, spero. A presto. Ciao Fausto. Ciao Alberto, ciao a tutti. E a tutti.